Salve! Ragazzi, sono qui in questo video perché vi voglio dire che questo è il mio ultimo giorno da sedicenne. Domani, anzi tra esattamente un'ora e mezza, no, compierò 17 anni. Voi quante me ne dareste, sinceramente? Io me ne darei 14, 15, ragazzi, cioè non... Sembro molto più piccolo di quello che sono realmente, in realtà. E quest'oggi sono qui anche per dire che probabilmente questo sarà uno dei compleanni più tristi della mia vita, perché sapete la situazione che c'è fuori. E di solito a ogni compleanno io facevo un pranzo con gli amici e un pranzo con i nonni, gli zii, i cugini, eccetera. Ecco, quest'anno non si fa nessuno dei due. Non mi chiederete neanche perché, lo saprete tutti. Gli amici perché comunque non si può uscire e i parenti non possono venire a casa tua perché non si può uscire. Mi dispiace molto di non poter festeggiare il mio compleanno come negli altri anni, però mi rendo conto di essere molto fortunato perché in ospedale, in terapia intensiva, co come ci sono molte persone, ci potrei anche essere io, e questo, per questo mi ritengo molto fortunato. Questo video vorrei farlo anche per parecchie cose. Tre cose. Uno, gioco a Brawl da quando avevo 14 anni e in 3 anni non sono ancora migliorato. Gioco a Geometry Dash da quando avevo 12 anni e da quando avevo 14 anni che c'è la 2.1 e la 2.1 non è ancora finita. E tre, sono passati 3 anni da quando ho aperto il canale e ancora non ho tanti iscritti. E questa cosa incolpo solo e solamente me, perché comunque che sono io il deficiente che non sono andato a fare argomenti che potessero interessare alla gente fino a un anno fa praticamente. Qui sono oggi per dire che a partire dai miei 17 anni ci saranno un sacco di cambiamenti. Prima di tutto, il gioco dell'anno, che ogni anno portiamo un gioco diverso io e Martin, che c'è dagli inizi del canale, partendo con Clash of Clans e arrivando fino a Brawl Stars al giorno d'oggi. Verrà sempre portato, ma solo in live e da Martin. Cioè da me in live e da Martin quando ne avrà voglia. Semplicemente perché non sono bravo nel gaming e penso che io non sia portato per fare gaming. Sono molto più portato per fare video tech, per fare video vlog, per fare molti altri tipi di video, ma il gaming è proprio zero. O lo porto in live per intrattenere un po', oppure io il gaming è proprio zero, non sono capace. Dopodiché tutti i cavolo di video saranno editati esclusivamente con Final Cut. Questo video compreso, Federico, non farti abbindolare dall'icona di iMovie, montalo con Final Cut e mi raccomando. Perché negli ultimi giorni alcuni video li editavo con Final Cut, alcuni con iMovie, perché ancora non so mettere il picture in picture. Però ogni cosa ha un suo tempo, imparerò. Benissimo. Questi erano gli ultimi miei pensieri da sedicenne. Mi manca un anno e sono maggiorenne, ragazzi, vi rendete conto? Andrò a scuola guida, chiederò. Sì, vorrei fare la patente. Ma quanti anni hai? 18. E loro? Fammi vedere la carta d'identità. Niente, ragazzi, buonanotte perché sono le 22:30. E vi dico ciao.